Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Dark Vanities, nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Continuiamo parlando del prigioniero di Azkaban, mia prima impressione del film, poi cosa ne penso adesso e poi considerazione sul libro. Allora, non mi è piaciuto la prima visione e mi sembrava fuori dalle tinte potteriane, perché qua sembra quasi fatato questo film, nel vero senso della parola, quasi destinato, destino, poi fatato anche nel senso di bizzarro. Ecco, questo film è proprio grottesco e c'erano molti momenti in cui molto ridicoli, anche molti fuori off topic secondo me rispetto a Harry Potter e la sua magia idilliaca. C'era Alfonso Cuarón alla regia, non più Chris Columbus. Quando ero bambino non mi piaceva, ma proprio l'inizio del film non mi piaceva, mi annoiava, e anche continuando non mi prendeva il film, perché semplicemente altro che arrivare alla fine, già all'inizio non mi piaceva per niente, perché io ero abituato ad atmosfere come il calice di fuoco. E poi voi direte: cosa, ho visto prima il calice di fuoco? Forse sì, non vorrei dire una cazzata, ma forse sì, perché non li ho visti con le persone al cinema. Ogni tanto li mandavano su Italia 1 la sera, io li beccavo, o da qualche parte, il prigioniero di Azkaban, forse anche da altre parti lo piazzavano. Boh, ogni tanto mio papà accendeva la TV e li beccavamo questi film. Io ci ho provato a guardare il prigioniero di Azkaban la prima volta e non mi ha preso, non mi ha preso, ma neanche proprio nei primi minuti, e poi non l'ho guardato, capite? La prima volta io proprio qualche minuto del film e poi devo dire: che schifo. Poi però l'ho rivisto 1, 2, 3, 50.000 volte, e ormai posso dire che è uno dei miei preferiti in assoluto, perché una volta superato lo scoglio di zia Marge e di come si chiamava, Zanna? Come si chiamava? Non mi ricordo più, il cane? Magari me lo dite nei commenti. Forse la Squarta, ecco, Squarta, con zio Verme che fa Squarta, così. Vabbè, il film in realtà mi è piaciuto. Sì, si discosta un po' dall'atmosfera idilliaca, ma giustamente è un po' grottesco. Più che horror, io lo definisco una sorta di fantasy del bizzarro, perché a momenti horror con i dissennatori, che mi avrebbero fatto cagare addosso quella scena di quando arriva sul treno, ma anche dopo i dissennatori sono Nazgul, sembrano quasi Nazgul. E quindi, i Nazgul non mi hanno mai fatto paura, sia chiaro. I dissennatori invece sì. Ma perché hanno le mani protrascenti? Ma perché riesce a vedere meglio l'effetto che hanno sugli attori? E voi direte: il Signore Anelli è superiore a questo qua. Sì, però qua c'è proprio la depressione che arriva, e questo è qualcosa di più concreto, secondo me, rispetto alla paura per rispetto agli Anello. Lì era più una cosa più morbosa, secondo me, tra il legame tra Frodo e Gandalf. La tentazione, no, legata ad indossare l'anello, perché lo sa di cosa parlo. Continuiamo a parlare del film. Questo film quindi mi ha... Allora, la prima impressione, come ho detto, ho fatto schifo, completamente schifissimo, ma poi mi sono ricreduto, e anzi ormai lo adoro e lo riguardo volentieri. Forse non il primo che sceglierei di riguardare, però forse sarebbe il secondo, onestamente. La caratterizzazione è fantastica, psicologica, mi è piaciuto molto Remus Lupin, non so il nome degli attori, però non mi ricordo come si chiama lui, me lo dite voi nei commenti. Però mi è sempre piaciuto questa figura quasi surrogato paterno, non lo so, quello che Peter voleva, non poteva, non voleva, non doveva, insomma. Ecco, Remus e Piton si contrappongono anche con Harry, ma anche una battaglia personale tra loro con i malandrini, per la storia del malandrino. Mi è piaciuto quando arriva Peter Minus, mi è piaciuto Sirius, il cambiamento. La gente dice: no, è eccessivo, ma questo è un po' un film degli eccessi, secondo me. Qui si eccede anche volontariamente e ti fai quattro risate, come la storia sul nottetempo, come il tipo del paiolo magico che è Gob, ora non mi vengono i nomi, o il libro dei mostri, tutto quanto. È molto molto grottesco questo film, e ormai, ora che siamo grandi, sono passati 20 anni quasi, ormai mi sa, sono cambiate molte cose, e onestamente ne facessero ancora di film così, cioè ai tempi non mi piaceva, ma adesso diciamo, ma mi sono ricreduto, mi piace, dai, mi piace. E
Cosa posso dire? Che questo film mi ha attirato molto la figura di Hermione, perché lei si prende a cuore due cose. La prima è lo studio, ovviamente, insieme. Allora, studio è unito al desiderio di tenere Harry al sicuro nel castello da Sirius Black. Questo si percepisce molto nel libro, però nel film un po' meno, perché lei è più concentrata, più dolce, più concentrata sul caso Fiero Becco, sapete di cosa parlo? Ma anche qui si vede una scena molto carina in cui tutti si soffermano a vedere quando lei tiene la mano di Ron, ma a me è piaciuta sempre la scena in cui lei va e porta via Harry, come dire ci sono io. Quella è una cosa molto molto dolce che mi ha sempre colpito, cioè sarà io che avrò bisogno della croce rossina, non lo so, però quando Hermione fa certe cose io mi sciolgo, sciolgo come un gelato, come un brodo di giuggiole. Hermione qui tira fuori anche i gioiali di famiglia, per così dire, quando picchia Malfoy, quando salva Fiero Becco insieme a Harry. Hermione è vera protagonista, Harry è un po' il comprimario, diciamocelo in tutta verità. Poi vabbè, Harry fa dopo l'expecto patronum, salva la situazione, ma quello è solo culo, diciamocelo. No, scherzo, è solo, ha messo in pratica gli insegnamenti di Lupin, ed è bello, e niente, questo film mi è piaciuto, adesso ormai mi piace. Il libro, passiamo al libro, vabbè, diciamo che il film coniuga anche nella fotografia momenti molto infantili, cioè infantili, molto spensierati, ma in realtà che poi si trasformano in robe decisamente di pathos totale. Hermione che tira fuori Harry dal mantello, trovandolo, cercandolo invisibile con le dita protese, bellissimo. O di nuovo Hermione critica con Ron e fa gatta stinchi. No, non è vero, no, non è vero, è troppo bello. Hagrid che perde la causa contro Fiero Becco. È tutto gestito carino, dai, ditelo. È Ron che farfuglia riguardo ai ragni. Pison che prende la mappa del Malandrino e fa: mostra i tuoi segreti. Ma poi da lì hanno preso delle paroline, no, che le trovate su YouTube, hanno fatto un sacco di parodie sul Covid, che quindi fanno molto molto ridere, e spero le avete viste, secondo me sì. Poi parliamo del libro adesso, che poi vabbè, lì dicevano Sirius è prima cattivo poi buono, ma chi se ne frega. Dopo un po' Sirius non mi ha mai convinto tanto. La versione pazza di lui sarà perché è un debole per certi personaggi o per certi stati d'animo, ecco. Mi ha sempre convinto di più Sirius buono, mi ha sempre un po' annoiato. Anche se poi nel libro è meno saggio di quello che si può pensare, però mi ha sempre annoiato Sirius, non ha avuto una funzione, non è uno dei miei personaggi memorabili, ecco. Infatti farò anche una top dei miei, una classifica dei miei personaggi memorabili della saga e perché mi piacciono così tanto. Parliamo del libro, questo libro molto carino. Meno avvincente secondo me del secondo, paradossalmente. Il secondo dicono che sia più pesante, ma secondo me era molto horror, molto molto carino, quasi gotico. Cavolo, questo mostro che deve uscire, cosa sarà mai? Qua invece è molto un film alla ricerca della un libro alla ricerca della felicità, ma poi c'è quella storia del gatto, cane, topo, cos'è, molto, molto da bambini, no? A quei tempi mi piaceva, adesso non più. Però la questione del colpo di scena di Peter Minus rimane sempre valido, così come questa Hermione che si preoccupa di Harry ma al contempo è stanchissima. Questo ve lo faccio notare perché lei è davvero stressata all'assurdo quando deve fare tutte queste materie e ricorda un po' me quando vado all'università, quindi è un qualcosa in cui ora ormai posso immedesimarmi, forse perché quando ero piccolo non facevo mai un cazzo a scuola e poi prendevo i voti, però adesso invece bisogna tirarsi sulle maniche per prendere qualcosa di decente o per farlo prendere agli amici. Questo è un discorso che non oso continuare. E diciamo che nel libro tra dissenatori, Kuman e tutto quanto sembra quasi un libro un po' quasi misticheggiante, Dio caro, però è carino, è carino, è carino. Non lo rileggerei volentieri quanto altre robe tipo il calce di fuoco, ma ovviamente perché il calce di fuoco è imbattibile, diciamocelo, e quindi niente, tutto qua. Dai, il prigioniero di Azkaban, queste erano le mie prime impressioni e ultime considerazioni. Diciamo che è meglio finirla qua, altrimenti non finiamo più. Nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico, Dark Vanities. Ciao a tutti.